la finale del Business Game come funziona? Dunque, la finale del Business Game è il momento che culminante naturalmente, che conclude questo lungo percorso cominciato prima di Natale, giunto alla 10ª edizione, dove migliaia di studenti di moltissime scuole hanno gareggiato l'un contro l'altro, prima nelle prime fasi nelle loro scuole e questa invece in università, dove si combattono sul mercato che abbiamo per loro inventato e che loro stanno gestendo. Quindi è la giornata finale che proclamerà le squadre che hanno vinto l'edizione 2013 del Business Game. Mentre i ragazzi svolgono la partita finale nei laboratori, i docenti che li accompagnano saranno impegnati invece in un seminario di aggiornamento che abbiamo organizzato per loro e il tutto si concluderà poi nel pomeriggio dopo il pranzo in Aula Magna con, appunto, come dicevo, la cerimonia di chiusura, di proclamazione. Abbiamo importantissimi premi per le squadre che si classificheranno ai primi posti, premi speciali, menzioni, un momento di festa, diciamo, per l'università e per le scuole coinvolte, un momento che dà il senso un pochino della professione e siamo molto, direi, sì, orgogliosi di come questa iniziativa, che è nata ormai parecchi anni fa, si sia nel tempo strutturata in un modo che ci permette di collaborare con le scuole. Tra l'altro approfitto per ringraziare tutti i docenti che dalle scuole si sono impegnati per mesi nel seguire le squadre e che sono qui oggi, ringraziando tra l'altro tutti i docenti che non sono qui oggi perché le loro squadre non sono arrivate in finale. È facile dire, è importante partecipare, è meglio vincere in questi casi e arrivare alla finale, ma ci sono moltissime squadre che hanno partecipato alle prime tornate ma non sono poi arrivate alla finale, quando ne abbiamo una cinquantina circa che sono qua e come si vede stanno sfilando le squadre che via via vengono ammesse e indirizzate nei laboratori, cioè le postazioni nelle quali appunto faranno la giocata finale.